Salute, benessere e fitness con Mara Martellotta. Sei esperta <ride> no, di salute? No, meno male che abbiamo il vero esperto, Rodolfo Carpanedo. Buongiorno Rodolfo, Buongiorno. direttore Move Studios Torino. Quindi l'esperto è lui. Sì, 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 sì. Bene, come va il collo? E il collo, insomma. E eh, prova a fartelo sistemare. Quindi eh, <ride> con... tu, eh, va sei l'esperto vai in palestra? Eh, sì, io non tantissimo, diciamo che ho dei genitori invece che sono veramente sportivi, che hanno la loro età, tutto sommato, e questo dimostra come in realtà sia molto importante eh, fare sport in ogni età. E chiediamo: anzi, poi, a Rodolfo: eh, lo sport giusto a seconda dell'età. Eh, per la terza età, lo sport è fondamentale anche proprio per creare una forma di aggregazione sociale, eh, una forma di training. Allora, scusa, un'informazione per la regia: siccome le virgole sono un po' bastarde e eh, ci creano problemi nella grafica, basta scrivere salute, benessere e fitness senza le virgole. Non so perché abbiamo un po' di difficoltà con le virgole, le denunceremo alla Corte dei Conti. Eh. E, e tra l'altro la palestra è anche l'ambiente in cui si possono creare degli scambi interculturali, inter, inter, intergenerazionali, cioè un, un, un ambiente diciamo, molto vivo. Eh, chiediamo appunto a Rodolfo come si può coniugare un'attività fisica adeguata, riposo e diciamo, alternanza di movimento, un movimento corretto e l'alimentazione. Diciamo. Quindi, se ci spiega, ci introduce il fenomeno. Sì, intanto grazie per avermi invitato. Mi date così la possibilità di parlare di un argomento che, che sta a cuore non solo a me, ma credo a una buona fetta dei telespettatori. Anche perché parliamo di un fenomeno che coinvolge circa 6 milioni di utenti in Italia. 6 milioni di persone che vanno in palestra? Sì. Eh? Pensate che siamo il primo paese in Europa per numero di club. Nonostante non, non lo siamo per posizione, di... ma per numero di club sì. E, e poi è vero perché in realtà non siamo neanche così sportivi, ma quando si tratta di andare a farsi belli, insomma, benessere, salute e anche un po' di fisicità, le palestre sono sempre piene. Assolutamente, infatti si contano circa 8500 club in Italia, ne abbiamo quasi 200 a Torino. E questo ci dà un'idea della dimensione del fenomeno, di come comunque gli italiani tengano alla propria forma fisica e al proprio benessere. Questo perché? Perché ormai è assodato. Che i benefici eh, prodotti dall'attività fisica sull'organismo sono incredibili, tipo il miglioramento della, della capacità cardiorespiratoria, quindi eh, il potenziamento del muscolo cardiaco, è un muscolo il cuore, quindi si può allenare, si può allenare a tutte le età e la risposta è sicuramente positiva Sì, io devo dire che ne ho un po' bisogno perché <ride> conduco una vita alquanto sedentaria domenica sono andato a giocare al pallone e avevo il, il cuore fiatone. che mi usciva dalle narici il praticamente, però, devo, però ho capito che ho un problema quindi non soltanto per una questione di immagine che certo. è importante ma proprio per una questione di salute credo che questa sia una novità Rispetto al boom dei culturisti certo, eh, certo. di 15-20 anni e fa. E poi no? secondo me la ginnastica eh, rispetto a tante altre discipline, perché poi ce ne sono tante, dal golf piuttosto che il tennis, e tutto aumenta secondo me e migliora, si fatta molto bene l'equilibrio, anche, per esempio, anche negli anziani, ma anche per tutti i bambini piccoli che iniziano a fare ginnastica, e poi anche, secondo me, l'autostima, cioè un collegamento tra eh, diciamo, la capacità cognitiva, quindi la capacità di, diciamo, di articolarsi, di, di, di vivere lo spazio eh, poi, e la propria persona. Piacersi per piacere anche agli certo. altri, a se stessi. Però sì, è e lo andiamo. sport più completo non c'è sport più completo che, che, che sia la ginnastica, che è, pro è proprio anche, anche allo sci. anche del nuoto? Ma forse, forse tutto sommato sì, perché il nuoto direi che forse è più parziale rispetto alla ginnastica. Sì, in realtà ci sono degli studi che dimostrano che il nuoto ad esempio non sia così eh, positivo, ad esempio per la cura delle scoliosi, come si pensava. Perché comunque. tu lo vai a fare nuoto! Eh, perché ci si toglie un po' dal problema di mandare le persone magari in centri dove poi non, non riescono a gestire nella maniera opportuna il problema ortopedico. Allora, eh, soprattutto anche i medici dicono vabbè andate a fare nuoto in modo che così in scarico bene o male da grossi danni non se ne fanno, però realmente è uno sport non completamente eh, funzionale. Allora perché... Io vorrei arrivare anche un po' all'attività proprio di Rodolfo, noi abbiamo anche un po' di fotografie. <ride> sì, sì. Allora, la palestra Move Studios di cui tu sei. Il direttore dove si trova innanzitutto? In via, Bardonecchia, In via Bardonecchia, a Torino, una delle 200 palestre. Allora, io vorrei che tu ci facessi una didascalia alle foto, quindi aspettiamo un attimo a cambiare foto, breve didascalia sì. di Rodolfo e poi cambiamo immagine. Ok, intanto... Beh, devo... Queste più o meno li conosco. Sì, eh. questi, allora se devo commentare questa quest immagine, questa riguarda una delle novità. Eh, nel mondo del fitness degli ultimi sei anni, che è walking, quindi sono delle lezioni musicali, quindi a tempo di musica collettive, come il famoso spinning, che però eh, utilizzano questi tapirulan. Eh, io ho abbracciato questo tipo di disciplina con, con grande entusiasmo. Eh, quindi, qui non si corre, si cammina: si cammina, si infatti. Cammina, perché già anche a me hanno detto. Quando hai la pressione alta, se vuoi farla andare giù e se non vuoi prendere la pastiglietta per tutta la vita, certo. vai a camminare un mezz'ora o un'ora al giorno Ma di passo i sostenuto. I medici dicono che per poter dimagrire bene a una dieta, un medico me lo disse, devi affiancare almeno un'ora, diciamo, sì. proprio di camminata. Io devo dire diciamo, che conosco un paio giorno. di amici che camminano un'ora e poi arrivano a casa e si strafogano no, di qualunque cosa. No, e non sono di